giovani imprenditori protagonisti dell'Italia che innova. Via libera all'invio massivo delle PEC delle ditte individuali. Cibarti Expo 2013, a Lecce la vetrina nazionale dell'artigianato artistico e agroalimentare. Donne e impresa alla scoperta delle nuove frontiere del marketing. Vicenza, giovani artigiani della moda crescono. Buongiorno e bentornati all'appuntamento settimanale con il TG di Confartigianato. Riflettori puntati sulle nuove leve dell'imprenditoria alla giornata dell'economia organizzata da Union Camere lo scorso 13 giugno. E i giovani imprenditori di Confartigianato brillano per capacità innovativa e voglia di reagire alla crisi. Il servizio di Lorenza Manessi. Venticinque storie di successo imprenditoriale, 25 storie simbolo dei giovani artigiani italiani che hanno fatto dell'innovazione e della qualità la chiave del successo aziendale. Le loro testimonianze sono state raccolte da Confartigianato per raccontare l'Italia delle nuove generazioni che resistono alla crisi e guardano al futuro con tanto coraggio e voglia di farcela. E ora queste esperienze sono protagoniste del rapporto Giovani, Imprese, Lavoro, presentato da Union Camere il 13 giugno a Roma durante l'undicesima edizione della Giornata dell'Economia. Un evento che ha messo a fuoco l'Italia delle piccole e medie imprese, guidate da giovani con meno di 35 anni, un esercito di 675.000 aziende che, a dispetto della crisi, tra il 2011 e il 2012 sono aumentate del 10%. Al governo, rappresentato all'iniziativa di Union Camere dal ministro del Lavoro Enrico Giovannini e dal sottosegretario allo sviluppo economico Claudio De Vincenti, i giovani innovatori d'impresa hanno chiesto interventi per liberare le energie delle nuove generazioni e per creare le condizioni di rilancio delle nostre produzioni. In particolare Mauro Franceschini, componente del comitato di presidenza dei giovani imprenditori di Confartigianato, ha sottolineato l'esigenza di valorizzare il saper fare italiano, anche attraverso l'introduzione del marchio Made In, per rendere riconoscibile l'origine dei prodotti e valorizzare così la qualità della nostra manifattura. Qualità di cui i giovani imprenditori italiani sono ben consapevoli e che esprimono in prodotti e servizi sempre più innovativi, attenti alla sostenibilità ambientale e alla responsabilità sociale, alle richieste del mercato internazionale e alle nuove frontiere della cultura digitale. Insomma, mentre il governo studia interventi per rilanciare l'occupazione giovanile, i giovani artigiani e i giovani imprenditori italiani non stanno con le mani in mano e si danno da fare per costruire il futuro delle loro aziende e il futuro produttivo del nostro paese. Si avvicina il 30 giugno, data entro la quale tutte le imprese, anche le ditte individuali, sono obbligate a comunicare alle Camere di Commercio il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. E, in vista della scadenza, arriva una novità positiva per superare gli intralci burocratici legati a questo adempimento. Il 10 giugno, infatti, Infocamere ha autorizzato le associazioni di Confartigianato all'invio massivo delle PEC delle imprese individuali, una buona notizia per gli imprenditori e per le strutture territoriali che li rappresentano. Grande successo per la seconda edizione di Cibarti Expo, la fiera nazionale dell'artigianato artistico e agroalimentare, promossa a Lecce dal sistema Confartigianato. Ivan De Menego. L'artigianato artistico e quello agroalimentare si sono fusi per dare vita a un evento unico che per 4 giorni ha puntato i riflettori sulla straordinaria ricchezza di manufatti e sapori del bel paese. Cornice d'eccezione, il capoluogo della penisola salentina, da sempre crocevia di scambi di culture, che dal 30 maggio al 2 giugno ha ospitato la seconda edizione di Cibarti, la kermesse nazionale promossa da Confartigianato Lecce in collaborazione con il sistema Confartigianato. Per l'edizione 2013 Cibarti ha scelto le atmosfere barocche del centro storico, trasformato per l'occasione in una vetrina a cielo aperto, che ha descritto l'Italia dal nord a sud attraverso i prodotti artigianali, icone di quel carattere italiano apprezzatissimo nel mondo. L'artigiano nasce proprio per dare il meglio di sé, quando si sente accompagnato dalle istituzioni dà ancora di più. Noi siamo riusciti a fare sintesi con le istituzioni, forse poche volte le associazioni di categoria hanno avuto tutto questo mondo insieme, diciamo, dalla politica alla Camera di Commercio e le altre, siamo riusciti a fare sintesi in momenti in cui non si può spendere, quelle poche risorse le abbiamo messe tutte insieme e abbiamo fatto questa manifestazione. Anche quest'anno Cibarti ha confermato la missione che rende l'evento un caso unico, favorire l'incontro e le partnership tra artigiani, consorzi e altre realtà associative, avvicinare i giovani alle potenzialità occupazionali del settore e tutelare le professionalità dei maestri artigiani, salvaguardando l'arte del saper fare.
Una formula intrigante che quest'anno ha spinto in Salento 140 aziende aderenti all'associazione di Confartigianato di tutta Italia. Credo che si possa pensare alla prossima edizione con un coinvolgimento davvero massiccio da parte di tutte le nostre 115 associazioni provinciali di Confartigianato quest'anno nel paese. La valorizzazione delle produzioni non standardizzate proposte da Cibarti sarà la chiave di volta per vincere la più importante sfida internazionale che il nostro paese dovrà affrontare nei prossimi anni, l'Expo di Milano 2015, che ha per tema l'alimentazione sostenibile. Ne è convinto il presidente di Confartigianato, Giorgio Merletti. Io credo che il messaggio che parte da qui, rispetto all'intelligenza delle mani, queste persone che riescono a fare cose belle, fatte bene, buone, che ci riconoscono gli altri quando vengono in Italia, noi dovrà essere questo il salto di qualità che l'Italia deve fare e proporre al mondo. Expo 2015 è un'opportunità, andiamo avanti e arriveremo tutti assieme, perché oggi qui non c'è solo Lecce, c'è Lecce, c'è la Puglia, c'è l'Italia, ci sono altre associazioni, quindi ci siamo tutti. Risalendo la dorsale adriatica, da Lecce ci spostiamo a Cervia, dove il Movimento Donne e Impresa si è riunito per il tradizionale meeting formativo di metà anno. L'occasione giusta per fare il punto della situazione, per approfondire temi e argomenti necessari per fare impresa nel migliore dei modi, in un paese che fa fatica a scrollarsi di dosso questa crisi economica. Quest'anno la Tre Giorni di Lavoro si è concentrata sul tema delle nuove frontiere del marketing, sul social media marketing e sulle opportunità offerte dalle nuove tecnologie alle micro e piccole imprese. I vari movimenti del territorio hanno chiesto una risposta alle problematiche, al momento attuale. Questa risposta noi abbiamo trovato che potesse essere il marketing. Ci è stato spiegato in modo anche molto economico attraverso i social network come poteva essere effettuato e devo dire che c'è stata un'ottima risposta da parte delle nostre associate. Chiudiamo con una bella iniziativa che arriva dal territorio, in particolare da Vicenza, dove l'associazione provinciale ha dato vita a una vera e propria gara per studenti delle scuole di moda. I dettagli nel servizio di Fabrizio Cassieri. Confartigianato Vicenza continua a sperimentare nuovi linguaggi e nuovi modi per avvicinare i giovani all'artigianato. Forte del successo dell'Hackathon, la maratona dedicata a grafici, webmaster e informatici di ultima generazione, Vicenza ci ha riprovato con il mondo della moda. Fashion Game è il nome della manifestazione che ha coinvolto in una sfida a colpi di disegno, taglio e confezione di abiti più di 100 studenti dei licei artistici e della moda del territorio, organizzati in 25 squadre. Stiamo pensando alle generazioni future, a coinvolgere i giovani quando sono già dentro la scuola, ha spiegato Stefano Stenta, presidente di Sistema Moda Confartigianato Vicenza. Crediamo che il miglior modo per coinvolgerli sia quello di inserirli in un gioco intelligente e sano dove poter imparare i criteri per la creatività e per il gioco di squadra. Un modo divertente, innovativo e coinvolgente per avvicinare più giovani al mondo dell'artigianato, iniziando un percorso di crescita umana e professionale. Soprattutto però in questi tempi di crisi economica che priva tanti ragazzi della possibilità di lavorare e di esprimere il proprio talento, il Fashion Game può contribuire a rinsaldare le professionalità che rappresentano le basi di tutta la filiera della moda. L'edizione di quest'anno è stata vinta da Via Mora 93, una squadra dell'Istituto Montagna di Vicenza, composta da Anita Cariolaro, Nicole Carrasco ed Erika Della Valle, capaci di creare un manufatto utilizzando criticamente gli strumenti e i linguaggi della moda. Un inizio promettente e gratificante per chi rappresenta il futuro di un comparto che da sempre rappresenta una delle eccellenze del Made in Italy. Terni, 21 giugno. L'edilizia sostenibile per il rilancio del tessuto produttivo. Tavola rotonda di Confartigianato Provinciale sulle prospettive di un settore cardine dell'economia italiana. Arzignano, Vicenza, 9 luglio, palestra d'impresa, iniziativa di Confartigianato Provinciale per allenare gli imprenditori alle nuove sfide della competitività. Questo è il momento, come sempre, di vedere insieme a voi le rilevazioni dell'Ufficio Studi di Confartigianato nella nostra rubrica Il numero della settimana. Vediamo. 3.065.110 è il numero degli occupati nelle imprese artigiane. Tra titolari, collaboratori e dipendenti sono quasi un quinto degli addetti delle aziende italiane. È tutto, l'appuntamento è come sempre per lunedì prossimo sul sito di Confartigianato. Buona settimana e buon lavoro!